serve? Quello oggi pomeriggio. Oh, ho capito che eri a casa anche oggi. Se eri a casa stamattina, però, giusto? Allora, veramente non ho capito una cippa. Ascoltami, io fra un'ora faccio l'ultimo servizio di 10 minuti e poi vado via. Devo prendere qualcosa per stasera? Hai qualche desiderio recondito? Va bene, ok. Ci vediamo stasera. Ciao, ciao. Certo, avresti voglia, sì? Allora, meraviglio, mi sono tolto niente, facciamo e torno la pizza al volo, va bene? Ok, ciao, ciao amore, ciao.
Buonasera pubblico di Rai Movie e Rai Play in streaming, come sempre dal tappeto rosso del Palazzo del Cinema di Venezia. Primo film in concorso presentato oggi, è una serata molto ricca e iniziamo subito con una star molto amata dal pubblico veneziano, Tilda Swinton, protagonista di questo tappeto rosso e del film presentato oggi in concorso, The Eternal Daughter di Joanna Hogg, che attendiamo insieme alla sua stella sul red carpet prima dell'ingresso in sala grande per la anteprima mondiale del film. Tilda Swinton è stata tantissime volte qui alla mostra e la ricorderete premiata con il Leone d'Oro nell'anno della pandemia, nel 2020, Leone d'Oro alla carriera e anche presentazione. Ecco Tilda Swinton arrivata sul red carpet di Venezia 79. Nel 2020 presentò con Pedro Almodóvar il bellissimo corto The Human Voice e oggi è qui con The Eternal Daughter, che segna un'ennesima collaborazione con Joanna Hogg, regista inglese, che l'ha diretta nei suoi ultimi due film, The Souvenir parte 1 e parte 2, usciti nel 2019 e nel 2021, con protagoniste appunto Tilda Swinton e la sua figlia reale, erano madre e figlia sullo schermo e lo sono anche nella realtà, si chiama Honor Swinton Byrne ed era la protagonista di The Souvenir, sempre diretti e scritti da Joanna Hogg, che è in concorso quest'anno con The Eternal Daughter. Vediamo Tilda avvicinarsi ai fotografi qui sul tappeto rosso e da quest'auto invece scendere, immagino, la regista e sceneggiatrice del film, Joanna Hogg. Eccola. Un film misterioso, come spesso sono misteriosi i film e i ruoli di Tilda. Non è spoiler dire che la vediamo subito in scena in una doppia parte, cioè questa volta lei stessa fa se stessa, fa il suo personaggio e quello di sua madre, un'anziana signora, si ritrovano in questo albergo insieme e piano piano siamo portati a scoprire il perché sono lì e anche questo rapporto tra loro. Quindi un ruolo ancora più spericolato per Tilda Swinton, che si trova appunto a interpretare due parti e quasi sempre in scena l'una e l'altra, lei e la sua stessa madre truccata da più anziana e come sempre insomma ci ha abituati Tilda Swinton a sorprenderci con le sue performance. Sarà Coppa Volpi quest'anno a Venezia? Chi lo sa, c'è una grande concorrenza, già da questi ormai siamo a più di metà mostra direi del concorso e tra interpretazioni maschili e femminili ne abbiamo incontrati tanti di divi anche qui sul red carpet, dalla mia amica Kate Blanchett a Penelope Cruz a Tilda questa sera. C'è già una agguerrita, non agguerrita perché anzi su questo tappeto rosso non le avete viste perché sono già entrate in sala grande, ma c'erano anche questa sera Penelope Cruz, che abbiamo incontrato per l'immensità di Crialese, e Julianne Moore, presidente di giuria quest'anno, a sostenere l'amica Tilda e ospiti del film The Eternal Daughter in platea. Ecco Penelope, magnifica sempre e amatissima dal pubblico dell'Idol, lei ha vinto l'anno scorso, ricorderete, la Coppa Volpi per Madres Paralelas di Pedro Almodóvar, di nuovo Tilda, e Julianne Moore appunto presidente di giuria, spesso i giurati vedono i film anche in sala durante la proiezione ufficiale, insomma possono vederlo sia in proiezioni esclusive per loro che in proiezione ufficiale, e questa sera Julianne Moore è venuta a presenziare alla prima di The Eternal Daughter con Tilda Swinton. Ovviamente anche i look di Tilda Swinton sono sempre sorprendenti, durante il tappeto rosso, la serata
in cui ricevette il Leone d'Oro alla carriera, aveva quella meravigliosa mascherina dorata veneziana, oggi un capello biondissimo, anzi giallissimo. Iniziano i fan a chiamare Tilda, visto che si avvicina verso i nostri microfoni e anche verso le transenne assiepate di fan. Foto per Tilda Swinton davanti ai fotografi, mentre sentiamo in sottofondo la colonna sonora, che sentite, misteriosa, oscura, del film, ambientato in questo albergo inglese dove sono ospiti il personaggio di Tilda Swinton e sua madre, interpretata dalla stessa Tilda Swinton, che ora posa insieme alla regista e sceneggiatrice con cui aveva già collaborato, Joanna Hogg. E ad accogliere Tilda Swinton, Joanna Hogg e tutta la delegazione di The Eternal Daughter ci sono, vedete, il presidente della Biennale Roberto Cicutto e il direttore della mostra Alberto Barbera. Tutto il cast, la delegazione del film presentato questa sera in Sala Grande, in concorso a Venezia 79. Tilda Swinton con gli altri attori del film per le ultime foto, il photocall di questa sera sul tappeto rosso, primo di questa lunga serata, saremo a lungo insieme oggi e noi attendiamo Tilda, che è una delle favorite di Venezia, della mostra. Che chissà, rivedremo in chiusura per la Coppa Volpi.
e abbiamo tempo per un velocissimo scambio con Tilda Swinton prima dell'ingresso in sala grande. Hello Tilda, it's always a joy to have you here in Venice. È sempre una gioia averti qui a Venezia. You've been here in the very special, crucial year of the pandemic. Sei stata qui nell'anno particolare, cruciale della pandemia. Sei tornata con questo film bellissimo, con questo doppio ruolo. Cosa significa essere qui con tutti quanti? Voglio venirvi a salutare. Voglio venire a salutarvi. Tra un attimo arrivo. Questi sono le persone. Queste sono le persone per le quali noi siamo qui. Questo film, lavorare di nuovo con Joanna. Questo film è particolare per me, molto speciale, perché l'ho fatto con la mia amica Joanna. Ci conosciamo da quando avevamo 10 anni. Veramente prezioso. Buona serata a Venezia. Arrivo. Di corsa, giustamente prima dell'ingresso in sala grande per la proiezione del suo film The Eternal Daughter, era commossa nel parlarne, nel citare la regista sceneggiatrice Joanna Hogg, con cui torna a collaborare, e la vediamo firmare gli autografi. Il tempo sapete che a volte è tiranno, perché ci sono le foto, c'è l'ingresso in sala, e giustamente quest'anno c'è anche il pubblico, e quindi avete visto anche nei giorni scorsi quanto i divi vogliano concedersi generosamente ai fan in attesa da ore davanti al Palazzo del Cinema. E ora abbiamo Joanna Hogg, regista e sceneggiatrice. Nice to meet you. You can use this mic. Piacere. Può usare questo microfono, grazie. Wow, what a movie. What che a film. Journey into che viaggio this character. In questo and personaggio. Tilda è la sua musa. Un'amica è una musa, giusto? Sì. Sono 50 anni che siamo amiche. Ed è un lavoro estremamente importante per entrambe. È ricco di emozioni, è una storia personale per entrambe, ma essere qui nell'atmosfera di Venezia, un luogo che entrambe amiamo da sempre, per noi è magia. It's a beautiful, huge competition. È una fantastica situazione. Cosa significa essere di nuovo qui in concorso? Significa tutto, è molto importante. E per me è ancora più importante, perché vieni buttato in questo concorso e ti devi in un certo senso rimanere aggrappato alle riflessioni, ai pensieri, ai sentimenti. È qualcosa che ti può travolgere, però siamo felicissimi di essere qui. Quando abbiamo fatto il film abbiamo veramente sognato che potesse venire qui a Venezia, quindi la realizzazione di un sogno. Grazie, buona serata, grazie di essere stati qui con noi. Sceneggiatrice di The Eternal Daughter, in concorso a Venezia 79, ma in concorso questa sera verrà presentato anche Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, uno dei film italiani, dei 5 film italiani in concorso. Incontreremo il regista e il cast più tardi, verso le 18:50 ci collegheremo, e dopo ancora, vabbè, ve lo dirò più tardi, abbiamo una lunga cavalcata sul red carpet di Venezia 79. Grazie, a più tardi.